diverse decine di migliaia di persone sono scese in piazza in Francia contro la riforma del codice del lavoro. A Parigi il corteo è partito inizialmente con toni festosi da Place de la Bastille verso Place d'Italie. È una prima riuscita, ha commentato il leader della Confederazione Sindacale Francese CGT, Philippe Maginet, alla partenza della manifestazione parigina. Per i sindacati la riforma del codice del lavoro è una regressione sociale. Per Emmanuel Macron è la prima mobilitazione sociale del suo quinquennato, con appelli a scioperare e manifestare in tutto il paese. A Marsiglia il deputato Jean-Luc Mélenchon, leader di France Insoumise, e i suoi sostenitori hanno sfilato accanto ai sindacati. Monsieur Macron a tellement besoin de remobiliser les élites de droite et les possédants que pour leur donner un signal, il a été obligé de mordre le trait, c'est-à-dire d'insulter les gens. Il ne l'a pas fait pour nous, demander si ça fait changer d'avis une seule personne ici. Il l'a fait parce qu'il parle aux puissants, aux importants, aux dominants. E il leur dit maintenant c'est l'heure du grand règlement de compte. Il presidente francese, che si trova nelle piccole Antille devastate dall'uragano Irma, non sembra avere intenzione di cedere. Irritandosi nel vedere che i francesi detestano le riforme, ci vede il modo di vincere la battaglia della disoccupazione di massa in Francia, attualmente al 9,5% della popolazione attiva. Dato in calo nei sondaggi da quest'estate, il presidente deve tuttavia fare attenzione alle misure impopolari, secondo i politologi.